Un saluto a tutti amici del canale YouTube Nico Schira, cioè il mio, grazie per essere qui di nuovo in mia compagnia, siete sempre di più e abbiamo sfondato abbondantemente il muro dei 5.300 iscritti, quindi vi ricordo come fare per seguirmi, è molto semplice, mettete il like al canale, tra l'altro è anche gratuito, quindi non vi costa nulla se non 5 secondi per cliccare e mettere il like, condividete ovviamente i video, spammateli ovunque, lasciate anche i vostri feedback, i vostri commenti, che mi fa piacere avere, insomma, leggere le vostre riflessioni, avere i vostri riscontri e anche qualche domanda alla quale poi cerco sempre di rispondere. Detto questo, insomma, bando alle ciance, introduzione doverosa, qualche giorno un po' meno video, ultimamente sono stato, insomma, un po' oberato, però chi mi segue anche sugli altri social, insomma, avete visto su Facebook, su Twitter, su Instagram, anche sul mio sito tanti contenuti, però giusto anche, insomma, fare i cosiddetti video di mercato qui su YouTube. Tra l'altro non ho fatti appunto gli ultimi 10 giorni, perché i temi principali, le AO, ve l'abbiamo raccontato in anteprima 2 settimane fa, che è un passo dal rinnovo col Milan. Giunto gli Juve, di cui si parla tantissimo, è una notizia che basta scorrere appunto tutti i video pubblicati. Un mese e mezzo fa vi avevo detto la prima scelta della Juve è Cristiano Giunto, che adesso arrivano conferme su tutti i giornali, in tutte le televisioni, Sky, Mediaset, Rai, Gazzetta, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, Tutto Sport, tutti a confermare la nostra anticipazione, ovvero che nei pensieri della Juve per la prossima stagione c'è Cristiano Giunto, di come direttore sportivo al quale affidare una rifondazione sportiva, tecnica, ma prima si deve liberare dal Napoli, ovviamente, perché lui ha un contratto a 1,4 milioni ancora per un anno, non ci sono clausole rescissorie, quindi deve trovare eventualmente una quadra col presidente De Laurentiis, magari rinunciare anche a qualcosa, un premio scudetto, i propri emolumenti, a una parte quantomeno per liberarsi. Il Napoli però ha già in mente delle alternative, innanzitutto la promozione a un ruolo più operativo dei responsabili degli scout che hanno fatto un grande lavoro in questi anni, che sono Micheli e Mantovani. Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, due che avevano già lavorato al Napoli con Pierpaolo Marino, con Riccardo Bigon, poi avevamo seguito Bigon nelle avventure di Verona e Bologna, sono tornati a Napoli nel 2018, hanno lavorato ultimamente anche con Cristiano Giuntoli e adesso però potrebbero avere un ruolo più determinante nelle scelte, più operativo. Insieme a loro però serve anche una figura alla quale possa essere intorno a lui coagulata tutto quello che riguarda l'area scout e non solo del Napoli. Due sono gli identikit sui quali sta riflettendo Aurelio De Laurentiis. Il primo porta Pietro Accardi, Empoli, provincia di Napoli calcisticamente negli ultimi anni, Sarri, Spalletti, Mario Rui, Di Lorenzo, Zielinski, tanti giocatori hanno fatto il salto dal club toscano del presidente Corsi a quello del presidente De Laurentiis, il comune denominatore è il colore azzurro delle maglie, ma anche gli ottimi rapporti tra i due presidenti. Accardi ha lavorato bene in questi anni, era cresciuto all'ombra di Marcello Cardi, del quale poi è stato prima delfino e poi erede, ha fatto ottime cose nell'ultimo triennio, la promozione dalla B alla A, due salvezze, insomma, l'anno scorso facendo un ottimo calcio, quest'anno altrettanto, manca l'aritmetica, ma insomma, salvo cataclismi, l'Empoli rimarrà in Serie A, indi per cui può anche, nonostante abbia comunque un contratto lungo, perché ha altri 2 anni di contratto con l'Empoli, pensare al grande salto. L'altro nome che piace, stuzzica, presidente Aurelio De Laurentiis, è tra virgolette un nome fatto in casa, è quello di Ciro Polito, l'artefice della rinascita del Bari, perché Polito, che aveva fatto grandi cose alla Juve Stabia, portata in Serie B, ad Ascoli, squadra presa in fondo alla classifica e salvata in largo anticipo con una rivoluzione clamorosa nel mercato di gennaio 3 anni fa, poi è andato a Bari, Bari reduce da grandi delusioni, da investimenti che non fruttavano i risultati sperati, vince subito il campionato al primo colpo, neo promosso in B, terzo in classifica, non va in Serie B, ma può comunque ambire a lottare per la promozione, a giocarsi un posto in Serie A. E quindi motivo per il quale il presidente De Laurentiis, insomma, è molto intrigato anche dal nome di Ciro Polito come possibile nuovo direttore sportivo di un Napoli ambizioso, voglioso, desideroso, insomma, di confermarsi a livelli importanti. Chiaro che poi in casa Napoli va anche sciolto il tema Spalletti, perché Napoli ha mandato la lettera che fa scattare l'opzione di rinnovo, ma giustamente Spalletti dice: io ho fatto benissimo un anno solo a 3 milioni, le attuali condizioni non mi va bene, voglio almeno un contratto lungo, almeno 2 anni, voglio capire bene i progetti, voglio anche, come giusto che sia, una gratificazione economica, insomma. Pioli guadagna 4 milioni, Simone Inzaghi 5,5, Mourinho 7, Allegri 7 più 2 di bonus, è giusto che Spalletti alzi il suo livello
perché ha dimostrato di meritare dei soldi più importanti, di essere equiparato economicamente al miglior allenatore della Serie A, perché lo è. E quindi è chiaro che va discussa anche questa questione. Ma torniamo a Giuntoli, è la prima scelta della Juve. C'è già stato un incontro 6 settimane fa a Milano con Scanavino, un incontro positivo. Giuntoli si porterebbe dietro nella nuova avventura, avrebbe al suo fianco il fido Pepe Pompiglio, suo braccio destro dai tempi del Carpi, 10 anni che lavorano insieme, una grande amicizia. Pompiglio è l'ombra di Cristiano Giuntoli, dove c'è Giuntoli c'è anche Pompiglio, e quindi è chiaro che i due possono viaggiare come binomio. La Juve ha messo sul piatto un contratto triennale, perché ovviamente per strappare Giuntoli fa un altro anno a Napoli è che uno viene per un anno o due, 3 anni per fare un progetto e per riportare la Juve allo scudetto. Questo è l'obiettivo. Giuntoli è molto tentato, anche perché ha scritto la storia Carpi, una società in che in 6 anni ha portato dai dilettanti, dal penultimo posto quando arrivò in D, alla promozione in Serie A. A Napoli in 8 anni si è tolto delle soddisfazioni, ha vinto la Coppa Italia, ma soprattutto ha vinto lo scudetto, ha scritto la storia. A Napoli aveva vinto lo scudetto solo col più grande di tutti, Diego Armando Maradona, la leggenda assoluta del calcio mondiale. Vincere lo scudetto è qualcosa di straordinario. L'ha fatto nell'anno in cui ha avuto la maggior operatività sul mercato, con le sue scelte. De Laurentiis si aveva detto taglia il 30% del monte stipendi, sacrifici importanti, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens. Eppure il Napoli è stato ugualmente competitivo, perché la scelta di Varaschelia, la scelta di Kim, Raspadori, Simeone, costi più bassi ma rendimento più alto. E quindi giustamente è difficile rivincere, soprattutto una piazza come Napoli. È difficile vincere la Champions, che è il nuovo obiettivo che ha lanciato il presidente De Laurentiis nelle ore successive alla vittoria dello scudetto. Lasciare da trionfatore significa avere un posto nella storia del Napoli, assoluto, di prima grandezza. E sposare il progetto della Juve sarebbe una nuova sfida per la sua carriera. Riportare la Juve a vincere lo scudetto, riportare la Juve magari ai massimi livelli, prima in Italia e poi in Europa. E quindi Giuntoli ci pensa, è molto tentato. Attenzione però, c'è anche un'alternativa, piano B, tra virgolette, definiamo così, in casa Juve, che porta a Giovanni Rossi, attuale direttore sportivo del Sassuolo, in scadenza, grande amico di Massimiliano Allegri. I due hanno lavorato insieme all'Aglianese. Quando Rossi iniziò la carriera di direttore sportivo, lanciò Massimiliano Allegri in panchina. Sono passati 15 anni. I due hanno mantenuto una grande amicizia, si sono incrociati di nuovo a Sassuolo, c'è un grande feeling. Sarebbe un direttore più aziendalista. Alla fine anche a Sassuolo il frontman, quello che appare sempre, è Giovanni Carnevali. Giovanni Rossi lavora molto bene dietro le quinte, in sinergia con l'allenatore. Ha un rapporto che sicuramente, insomma, consoliderebbe anche la posizione di Massimiliano Allegri, e quindi è sicuramente un aspetto da non trascurare. Diciamo che Allegri ha caldeggiato Rossi, che non vuol dire non gli va bene Giuntoli, però se ha speso una parola in più, ha speso ovviamente per Giovanni Rossi. Giuntoli è la prima scelta perché è un profilo un po' più esperto, più importante, abituato anche a pressioni diverse. Con tutto il rispetto, un conto è lavorare a Sassuolo in un clima dove se perdi 3 partite non c'è nessuno che contesta, un conto è lavorare a Napoli, dove, non dimentichiamoci, l'estate scorsa, neanche 9 mesi fa, Giuntoli, De Laurentiis contestatissimi, il Napoli non arriva neanche tra le prime 6, non va neanche nelle coppe, altro che arrivare in Champions sarebbe un miracolo, nessuno credeva allo scudetto, a 16 contestazione, invece il Napoli poi ha vinto lo scudetto. Quindi è chiaro che il profilo di Giuntoli oggi piace molto di più. Vediamo poi cosa succede anche con Spalletti. Se Spalletti dovesse andare in rottura, perché potrebbe avere qualcosa all'estero o altre situazioni che potrebbero eventualmente intrigarlo, Vincenzo Italiano è un nome che piaceva tantissimo anche 2 anni fa, quando De Laurentiis scelse Spalletti, ma valutò per settimane anche il profilo di Vincenzo Italiano, che ha fatto molto bene in questi anni a Firenze, dopo gli ottimi risultati con lo Spezia, il Trapani e l'Arzignano. Attenzione però poi ad altri nomi più suggestivi. Si parla di De Zerbi, anche se De Zerbi vuole restare in Inghilterra e la sensazione che rimarrà al Brighton almeno un altro anno, Antonio Conte può essere la variabile impazzita, lo spettro che aleggia sulle principali panchine italiane, perché se Mourinho va via dalla Roma, un tentativo della Roma per Conte lo fa. Se la Juve dovesse decidere di separarsi da Allegri, è chiaro che Conte può diventare più di un'idea, ma è chiaro che Napoli, campione d'Italia, che vuole rivincere lo scudetto, che vuole consolidarsi, se c'è Conte libero, una telefonata, uno squillo, una chiacchierata, sicuramente De Laurentiis la farà. Insomma, si sta per entrare nel vivo del mercato. Allacciate le cinture, scaldate i motori, perché tra poco si fa sul serio. Campi principali in questo momento, Torino e Napoli, Juve e Napoli, destini di mercato in questo momento a livello dirigenziale, ma non solo, incrociati. Alla prossima, mettete like al video, condividetelo, spammatelo ovunque, lasciate un vostro commento, un vostro feedback, mi fa molto piacere, insomma, rispondere anche alle vostre domande. Ciao a tutti, alla prossima.